E mo siete contenti? Ormai penso sappiamo un po' tutti quanti, no? Della storia tra Ciccio e Blur. Una storia che sta andando avanti un po' troppo. Soprattutto pubblicamente un po' troppo. Credo un po' che ci siamo quasi tutti quanti rotti al cazzo di sta storia. Ma io soprattutto di una cosa mi sono rotto il cazzo. Sapete un po' che dopo l'accaduto della Nutella in faccia sono usciti, vabbè, tutti questi video. Ora però io ad una cosa penso. Solamente ad una cosa. Dopo tutti questi video ho visto in molte persone tanto, ma tanto vittimismo. In che senso però vittimismo? È facile da capire. Vittimismo per raccimolare iscritti. Vittimismo per farsi dire: ma no, ma io la penso come te. Ma mo che dopo tutte ste sceneggiate che avete fatto, vi siete presi questi iscritti, no? Tutti, perché tanti ne avete presi. Molti. Siete contenti? Avete cominciato a fare le vittime su una faccenda che non vi riguardava un cazzo. Dopo aver fatto video su Ciccio, avete cominciato a dire: oh mio Dio, ce l'hanno tutti con me. Ma perché tutti questi commenti negativi nei miei riguardi? Ma che cosa c'entro io? Regà, ma non vi vergognate. Se voi fate un video del genere, dove ci sono due persone, uno che la pensa in un modo ed un altro che la pensa in un altro, voi dovete capire comunque che ci sono altri miliardi di persone che seguono questi youtuber. Va bene, no? Come ti fare Roma e Lazio? Che tu porti video sulla Roma, ovviamente avrai i non mi piace da parte dei laziesi. Quindi, che cazzo vi lamentate? Purtroppo mi sono capitati episodi dove prima le persone erano presenti, dove chiedevano il tuo aiuto, che magari eri parecchio seguito anche se avevi magari molti meno iscritti di loro. E poi però si sono rivelati solamente delle grandissime merde. Perché quando volevano li aiutavo, condividevo i loro video, quante volte, quante cose ho fatto per loro, mamma mia. Poi però quando vedi che loro stanno avendo un buon successo e che magari queste persone potrebbero aiutarti, dato che sono in un momento molto, molto diciamo di successo per il loro canale, dato che tu li hai aiutati, vorresti magari un po' di gratitudine. No, parola un po' strana da capire. Chiedendo magari comunque qualche collaborazione, qualcosa per aiutarsi a vicenda. Invece no. No. Brutte merde. Ma purtroppo in questa community manca anche tanta umiltà. Perché, capito, dopo che fanno gli iscritti, cioè, guai a te se ti avvicini a chiedere qualche aiuto, perché, guarda, veramente ti do un calcio in petto che ti sbraga. A me, per dire, no, è capitato che Fuse Gamer, tanto tempo fa, quando aveva ancora 10.000 iscritti, mi sembra, venne lui da me, io avevo 200 iscritti, venne da me un pomeriggio freddo ed umido e mi disse: ehi, vuoi fare una live con me? E io dissi: ma che cazzo stai a dire, ma veramente? E voi, invece, che avete molti, ma molti meno iscritti, state a fargli splendidi perché avete preso un paio di iscritti in due giorni. Finendo, voglio solamente chiedere scusa ai miei iscritti che molte volte devono sentire questi sfoghi. Se veramente, con un commento, mi mettiate qui sotto quello che pensate, dico seriamente quello che pensate. Tanto io non me la prendo. Non so come loro che se mi dite sei un coglione, metto a piangere e beh, oh, coglione. E quindi che vi devo dire, raga? Io in questa community non ci credo più. Sono rimaste veramente poche le persone che hanno quei valori. Valori che li porteranno avanti. Sicuramente li porteranno avanti. Non come voi. Brutte merde.